Bentornati alla serie aperiodica delle particelle musicali. In particolare, in questa miniserie stiamo affrontando il tema della musica generata dai computer e oggi ci andremo ad occupare della musica frattale. La nostra storia inizia nel 1987 sulle pagine di un romanzo di Dirk Gently, agenzia investigativa olistica. Il diversamente famoso, giusto per citare un amico, detective ideato da Douglas Adams, famoso autore in particolare per la Guida Galattica, viene assunto per indagare sulla morte di Richard McDuff, che è un programmatore esperto e molto apprezzato, che in particolare ha scritto l'articolo Music and Fractal Landscapes, in cui si occupa di musica frattale. In effetti di musica frattale mi ero personalmente interessato nella seconda metà degli anni 90. All'epoca internet muoveva i primi passi e soprattutto c'erano moltissime riviste che parlavano di internet, che andavano in un certo senso a navigare internet per te e ti proponevano delle raccolte su CD-ROM, con software scaricati dalla rete. Però un po' di rete riuscivo ad averla anche io all'epoca e mi ero scaricato, avendo letto di questo argomento su una di queste riviste che acquistavo, proprio dell'esistenza della musica frattale. E in quel caso andai tra i vari programmi che ho provato a provare Musinum, The Music in the Numbers, un software sviluppato da Lars Kinderman a partire dal 1995, che si è concluso poi come progetto nel 2014. Vi lascio in descrizione il link per andare alla pagina ufficiale del software, da cui se volete potete scaricarlo. È un software che per Windows, però ovviamente è possibile farlo girare su qualsiasi sistema operativo. Sì, mi ci sono un po' divertito, era un po' interessante, però dai, lasciamo un po' il tempo che trovava. Dal punto di vista matematico, però, questa è la cosa più interessante. In realtà andava a entrare in un argomento un pochino più basso, che era quello della generazione della musica tramite i frattali. Che cosa sono i frattali? Molto brevemente, un frattale è una forma geometrica, per dirla nel modo più semplice possibile, in cui c'è la cosiddetta invarianza di scala. Cioè, se io prendo la forma geometrica nella sua interezza e poi inizio a zoomare per andare a prendere un pezzo sempre più piccolo, la forma del pezzo è simile alla forma del tutto, un po' come il cavolo romano. E la cosa più interessante è che effettivamente anche la musica presenta una struttura frattale. L'esempio più fulgido di struttura frattale all'interno della musica è la suite numero 3 di Bach, così come è stata osservata, rilevata da Harlan Brothers, che in particolare è riuscito a scoprire come le varie battute siano possibile inserirle all'interno di un particolare insieme matematico, il meglio noto insieme di Cantor. Interessante dell'articolo di Brothers andare a leggere le sue conclusioni. Il fatto che Bach sia nato circa 3 secoli prima della concezione formale dei frattali può ben indicare che una affinità intuitiva per la struttura frattale è, almeno in alcuni compositori, un elemento motivazionale importante nel processo di composizione. Tra l'altro, a tal proposito, vi lascio in descrizione anche un articolo realizzato da Leonardo Petrillo in cui si va ad approfondire un articolo di Daniel Levitin, che è ricercatore nel campo della neurologia, ma che è stato anche per diversi anni produttore musicale e che in effetti è andato a vedere qualcosa di molto simile all'interno della musica. Per parte mia ho anche provato a giocare con un tool online che di fatto realizza anche lui, genera anche lui della musica di tipo frattale. Sto parlando di Wolfram Tones. Anche in questo caso ho provato a
giocare appositamente per questo video, realizzato appositamente per questo video, un piccolo pezzo più o meno di genere blues, diciamo così. Ve lo faccio ascoltare. Un altro modo però per vedere la struttura frattale all'interno della musica può essere quello di andare un po' a spulciare nelle strutture musicali che sono state studiate e in qualche modo anche utilizzate per produrre i termini umani della musica frattale dal compositore brasiliano Dmitri Korman, che poi ne ha realizzato un articolo per Bluesmat, che ovviamente anche questo vi lascio in descrizione. È un articolo ovviamente molto interessante perché, oltre a introdurre i frattali, mostra proprio tutto il processo creativo, tutta la sfida che il compositore ha cercato di prendere per realizzare in forma consapevole, in modo consapevole, della musica frattale e non per realizzare della musica che poi alla prova dei fatti risulta avere una struttura frattale, cioè una sua molto elegante invarianza di scala. Ok, arrivati a questo punto ci stiamo avvicinando al cuore ultimo della questione, cioè la musica generata dalle intelligenze artificiali, di cui ci andremo ad occupare nella prossima puntata. Per cui nel frattempo non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli dei particelle musicali. Saluti a tutti!